casa che non deve rimanere soltanto un deposito per specialisti che vanno a cercarsi le loro cose, è una ricchezza che in qualche misura va utilizzata e va conosciuta da parte di chiunque frequenta la Biennale. Allora abbiamo pensato, visto questo restauro importante che è stato fatto, avremo quindi queste 200 copie, di fare una mostra di video art, della video art presente nell'ASA, quindi non è una mostra astratta, è proprio un'operazione contraria, cioè dalla miniera si è andati a prendere quello che si è ritenuto opportuno presentare secondo una chiave di lettura. E la chiave di lettura abbiamo chiesto a Bice Kuriger di tirarla fuori, cioè che cosa di questo insieme tu mostreresti come insieme leggibile secondo un senso, un significato, un richiamo a periodi, a movimenti, che so io. E Bice Kuriger ha fatto più che diligentemente, come al solito, il suo compito, e ha tirato fuori un bel programmino, devo dire, molto, che adesso poi lei vi illustrerà, ma che è organizzato su due piani. Abbiamo chiesto, noi vogliamo mostrare quello che abbiamo e quindi fare una mostra che sia l'intelligenza del curatore che spreme un succo che non è esaustivo, però è qualcosa che ha un suo significato. Nello stesso tempo vogliamo mostrare che il lavoro fatto è il patrimonio esistente, quindi attraverso un altro sistema consentiamo l'accesso a questi video, per cui la mostra sarà divisa in due parti, una con una mostra dove, insomma, al posto dei quadri, okay, ci saranno dei video che continuamente sono proiettati secondo un certo ordine, poi in due sale al pian terreno ci saranno invece delle chiavette con le quali, dato un certo elenco, potrà essere consentito a chiunque lo voglia, dato l'elenco dei video, il catalogo, di andarsi a vedere tutti gli altri video disponibili come luogo di consultazione libera e individuale. Quindi, ecco, giocando su questi due piani, uno l'accesso all'archivio diretto a disposizione del visitatore, due la mostra come manifestazione di un'intelligenza curatoriale che estrae un certo succo e presenta un risultato complessivamente dotato di un senso e di un ordine. Cosa ti è venuto in mente e come ce lo presenti? Ecco, grazie. La mostra video medium intermedium si concentrerà sulla produzione degli anni 70. Perché? Perché io ho guardato il materiale e, conoscendo la storia del video e anche essendo testimone vivente degli sviluppi tecnici e soprattutto artistici degli ultimi 40 anni, per me è stata una grande scoperta di visionare questo materiale che c'è. La video è entrata a, come si dice, pieno vela nel 1972 alla Biennale, e ci sono anche stati fatti video apposta prodotti dalla Biennale in quell'anno. Il titolo adesso, video medium intermedium, l'ho scelto perché intermedium vedo un po' il medio del video, come ha potuto essere attraente per artisti che venivano da ambiti diversi, dalla danza, dalla pittura, dall'architettura, land art, arte concettuale, per, ecco, offrire una via più nell'esperimentale, e poi intermedium anche perché se si guarda adesso cosa sono
i nomi che sono intorno a questa produzione di Bicocchi, che aveva questo centro che si chiamava Art Tapes 22 o 22. La gente veniva da New York, da Düsseldorf, da Parigi, da Zurigo, da Roma, Firenze e si creava un nucleo, una nuova comunità di artistica.